Quanto pesano i contributi sulla paga dei lavoratori? Non poco, almeno per Chiara, segretaria di azienda. Dal suo stipendio di 1.600 euro lordi si trova circa 147 euro in meno e il datore di lavoro ne versa 381 all'INPS. Peggio va per Sandro, consulente d'impresa. Se in un mese fattura 1.600 euro, paga 416 euro di contributi. Come Chiara e Sandro, un esercito di 22 milioni e mezzo di lavoratori versa 191 miliardi ogni anno. Un fiume di soldi che però non è mai bastato a sostenere gli assegni di oltre 16 milioni tra pensionati e assistiti. A coprire il buco ci pensa lo Stato. Secondo i calcoli della società Itinerari Previdenziali, la differenza tra i soldi che l'INPS incassa e quelli che sborsa negli ultimi 36 anni ha fatto esplodere il debito pubblico, pesando per circa 1.500 miliardi nella moneta di oggi, una cifra che pari al 67% dell'intero debito pubblico italiano. Perché chi versa i contributi si deve sempre ricordare che non sta pagando la sua pensione, ma l'assegno di chi in pensione c'è già. E oggi, per ogni lavoratore che paga, c'è circa un pensionato e mezzo da mantenere. Salvini cosa contesta?